Quarantesima edizione del concorso di mini presepi, un'edizione diversa a causa, diciamo, delle restrizioni dell'emergenza sanitaria. Com'è andata? Allora, al di là delle previsioni, direi, sia come numero di partecipanti che come pubblicità, visualizzazioni, i social sono uno strumento molto potente e direi che questa è stata l'ennesima dimostrazione. Quanti sono stati i partecipanti? Allora, in totale 35, 26 per la categoria adulti e 9 per la categoria bambini. Quest'anno abbiamo diviso soltanto due categorie per agevolare le operazioni di voto. Sono arrivati dei presepi anche da, diciamo, da fuori confini cittadini quest'anno? Assolutamente sì, diciamo che l'esposizione sul web ci ha permesso di espanderci parecchio. Abbiamo infatti anche dato una menzione speciale per il presepe più distante, che quest'anno è arrivato addirittura da Cosenza. E poi abbiamo avuto presepi dalla Lombardia, qualcuno da provincia di La Spezia, qualcuno dal Ponente. Qual è stato o quali sono state le soddisfazioni maggiori di quest'anno? Innanzitutto le belle risposte che abbiamo ricevuto. I partecipanti, quando mandavano le loro fotografie, aggiungevano commenti, tanti hanno ringraziato per aver portato avanti il nostro concorso nonostante la situazione che stiamo vivendo, e quindi incontrare il favore delle persone è stata la soddisfazione più grande sicuramente. Vedere che comunque, nonostante tutte le difficoltà, hanno avuto la voglia di mettersi lì, costruire un presepe e portare anche quest'anno un po' di magia nel nostro Natale. Una buona base per ripartire l'anno prossimo con la 41esima edizione? Avete già in mente magari delle novità? Allora, sicuramente la speranza più grande è quella di riportare il concorso nei locali del santuario, dove è da 40 anni e quindi, insomma, speriamo di riuscire a riportarcelo. Non è escluso che manterremo entrambe le situazioni, perché anche chi vuole partecipare con il presepe che costruisce in casa, non potendolo portare in santuario, potrebbe partecipare con una fotografia. Quindi, insomma, sicuramente non ci fermiamo e qualche cosa inventeremo.